Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport Brasile 2014. Dunque si è completata la prima fase a gironi del Mondiale brasiliano con gli ultimi verdetti che praticamente tra ieri pomeriggio e ieri sera hanno completato definitivamente il quadro degli ottavi di finale della rassegna iridata. Partiamo dal girone G con la Germania che insieme agli Stati Uniti è arrivata agli ottavi di finale. I tedeschi di Löw hanno battuto per una rete a zero al termine di una bella partita, tra l'altro gli Stati Uniti dell'ex CT Klinsmann, grazie alla rete di Müller al decimo minuto del secondo tempo. Nonostante la vittoria, il Portogallo non ce la fa ad andare alla seconda fase, pur vincendo per 2-1. 90 minuti intensi in cui veramente i lusitani hanno cercato il tutto per tutto e per alcuni minuti sembrava per davvero che ce la potessero fare. Il vantaggio lusitano arriva però su autorete nel primo tempo alla mezz'ora, poi il pareggio di Asamoah all'undicesimo del secondo tempo e da 11 minuti dalla fine Cristiano Ronaldo firma il successo, seppur inutile, della sua squadra. E allora andiamo a rivedere tutti i risultati di questo girone. Girone G, ultima giornata. A Recife, Germania batte Stati Uniti 1-0. A Brasilia, Portogallo batte Ghana 2-1. Classifica finale: Germania 7 punti, Stati Uniti e Portogallo 4, Ghana 1. Germania e Stati Uniti agli ottavi di finale. Passiamo adesso al girone H, terza giornata. Come era nelle previsioni, la Russia di Fabio Capello non ce l'ha fatta, infatti è stata fermata per 1-1 dalla sorprendente Algeria che per la prima volta raggiunge lo storico traguardo degli ottavi di finale. Bene anche il Belgio che comunque era già qualificato da tempo. Andiamo a vedere dunque i risultati e la classifica finale. A Curitiba, per quanto riguarda l'ultima giornata del girone H, Russia-Algeria 1-1, vantaggio russo di Kokorin al sesto del primo tempo, il pareggio di Slimani al quindicesimo della ripresa. A San Paolo, Belgio batte Corea del Sud 1-0, grazie alla rete al 32esimo del secondo tempo di Vertonghen. Per la classifica finale che recita: Belgio a 9 punti, Algeria 4, Russia 2 e Corea del Sud a quota 1 punto. In chiusura ricordiamo dunque l'intero quadro degli ottavi di finale in programma da domani fino al 1 luglio. Dunque, domani pomeriggio a Belo Horizonte, Brasile-Cile, alle 22 Colombia-Uruguay, il 29 giugno alle 18 a Fortaleza, Olanda-Messico, alle 22 a Recife, Costa Rica-Grecia. Il 30 giugno alle 18 a Brasilia, Francia, Nigeria, alle 22 a Porto Alegre, Germania, Algeria. 1 luglio alle 18 a San Paolo, Argentina, Svizzera ed alle 22 a Salvador de Bahia, Belgio, Stati Uniti. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport Brasile 2014. Tra l'altro sarà l'unico appuntamento oggi della giornata informativa con i mondiali di calcio, anche perché oggi è giornata di riposo. Torneremo domani con i nostri consueti appuntamenti alle 12:30 con Radio Sport Brasile 2014 e poi alle 21 con il nostro telegiornale mondiale. Grazie per l'ascolto, buon pomeriggio e a domani.